Allora, benvenuti nel Teatro San Gaspare. Dopo tanti anni questo spazio si chiama Teatro San Gaspare, qualcuno l'aveva conosciuto come Teatro delle Emozioni, era gestito da un'associazione e invece è tornato alla parrocchia di San Gaspare del Bufalo da qualche mese e proviamo a farlo rifunzionare come da stasera, come uno spazio a disposizione del quartiere, del territorio, della città, un luogo dove si possa incontrare nel rispetto delle diversità, del dialogo, dell'incontro. E poi insomma c'è anche la possibilità di mettere in comune valori fraterni, religiosi, ben venga. Però deve essere un posto in cui non ci sono discriminazioni, non ci sono barriere. Ed ecco allora che mi sembra significativo che la parrocchia, che da stasera, anzi da questo mese, da quando è arrivato il nuovo parroco che ci sta guardando e poi vi saluterà più tardi, questa parrocchia non è più parrocchia San Gaspare del Bufalo, ma parrocchia missionaria San Gaspare del Bufalo. Questa parola missionaria ci pare che è in linea anche con quello che ci dice sempre Papa Francesco, che abbiamo sempre pensato come laici, noi come cooperativa sociale integrata patriottica, come associazione volontaria in cavallo bianco, cioè l'apertura verso l'altro. L'altro che in qualche modo mi insegna meglio anche la mia strada, che mi fa capire nello sguardo, nella tenerezza che ci scambiamo, nelle coccole che ci facciamo, ecco, anche il valore della persona. Ecco, speriamo che stasera non è strapieno, ma che da qui comincia col passaparola un momento importante. E ci pare significativo che sia proprio internazionale questa serata, perché è già internazionale perché, come molti sanno, la cooperativa Matrioska è costituita per lo più da ragazzi che vengono dalla Bielorussia, gli ex bambini di Chernobyl, qualcuno li chiama. Se non ne sapete tanto di questa storia, vi invito a prendervi il film che sta andando sulla nostra parete, si chiama Fosforillasi, una parola che abbiamo quasi inventato noi. La fosforilasi è lo stato intermedio della fermentazione dell'alcol, quel momento in cui il vino non è ancora vino, ma non è più uva. Quindi è il momento della soglia, della decisione, della scelta. Ecco, i nostri giovani bielorussi della cooperativa Matrioska sono ragazzi figli di alcolisti e spesso hanno perso i propri genitori perché sono stati tolti a causa dell'alcol. In Bielorussia il problema più grosso ancora oggi è l'alcolismo, oltre alla fame, una crisi molto grossa. Qui in Italia ce ne sono circa una ventina che girano intorno alla cooperativa, in particolare la cooperativa ne lavorano 7. Poi ce ne abbiamo altri in giro per Roma, ma ne abbiamo altri 40 che non hanno avuto la fortuna di venire qui. Perché questi ex bambini di Chernobyl che sono questa sera qui con noi, fanno le riprese, hanno allestito la sala, hanno avuto l'occasione, l'opportunità, il dono di incontrare delle famiglie che li hanno accolti in casa, prima da piccoli e poi da maggiorenni hanno continuato a tenerli. Prima erano belli, carini, profumati, vi dico sempre, sono brutti, sporchi e cattivi. Come tutti questi stranieri extracomunitari che non se ne può più e che spesso buttiamo via. Ecco, qualcuno di loro ha avuto anche dei figli qua in Italia e purtroppo questi bambini, come anche loro stessi che sono qui da 15 anni, non sono ancora cittadini italiani, aperta parentesi, chiusa subito. Quindi sono tante angosce, perché ogni giorno dobbiamo pensare come fare per il rinnovo del permesso di lavoro, perché è l'unica maniera per stare in Italia, come fare per avere certi diritti, e loro cercano in qualche modo di invece starci in questa società, in questa comunità. Quindi stasera non è semplicemente facciamo il concerto, raccogliamo fondi e mandiamo in Bielorussia, è anche un modo per pensare che questa nostra comunità, la comunità della società, in qualche modo noi lo pensiamo sempre come un cerchio. Un cerchio, secondo noi, è il momento più sacro che c'è, perché è il momento in cui ci possiamo guardare negli occhi tutti. E tutti quanti siamo distanti dal centro. Al centro c'è quella presunta verità che tutti decantiamo, che tutti pensiamo di possedere. Però noi ci diciamo sempre, all'interno della cooperativa Matrioska e dell'associazione Il Cavallo Bianco, che ognuno di noi vede dal suo punto di vista del cerchio solo alcuni aspetti di quella verità. La verità è un oggetto molto frastagliato, con tante dimensioni. E se io dico che vedo tutto, sono un bugiardo o sto ingannando me stesso. Perché io posso vedere un lato, un altro vede un altro, e io ho bisogno del racconto dell'altra persona che sta dall'altra parte del cerchio. Ma non tutti sanno parlare, sanno dire le cose, però c'è chi sa fare riprese video, chi sa fare le fotografie, chi sa cantare, chi sa disegnare. Allora noi vogliamo in questo spazio
trovare il modo perché tutti, attraverso i propri mezzi, le proprie possibilità, possano raccontare all'altro che cosa vedono di quella presunta verità che c'è al centro del cerchio. Ognuno in quel cerchio ci è arrivato una propria storia personale, religiosa, politica, filosofica. Ecco, ognuno ha la sua esperienza sulle sue spalle. Ecco, quegli occhi che guardano quella verità ci fanno portatori di cultura. Ecco, questa è la cultura vera. E stasera voglio fare questo, e speriamo che uno di voi faccia il passaparola. Guardate che in questo posto si sta tentando questo. È un posto libero, aperto alla collaborazione di tutti. Speriamo che questo posto sia anche l'occasione per la cooperativa Matriosca, che sta in tutto momento, quasi chiude, qualcuno lo sa, anche di rilanciarsi come impresa sociale. È una cooperativa sociale, la cooperativa Matriosca. Questa cooperativa è stata invischiata, senza aver fatto niente, in tutto il marasma che c'è stato su Mafia Capitale. A Roma, se sei cooperativa sociale, non lavori più, solo perché sei scritto cooperativa sociale. Ora, guardate quanti mafiosi abbiamo qua, bielorussi, e vi rendete conto come tanto è stato pompato e forse si è voluto distruggere anche tutto un sistema. Comunque, bando alle ciance, siete venuti qua per divertirvi, no? Allora, abbiamo la fortuna, dico proprio la fortuna, di avere qui uno dei cori più importanti dell'Europa. Però dalla Catalogna, sembra che non si debba dire questa parola in questi giorni, da Barcellona, però non lo so manco, però prima di, già dovevo spagnolo. Prima il coriandolo. Certo, sto dicendo che questo coro, come tutte le grandi star, come tutto quanto, non apre mai, perché i grandi concerti si aprono con delle partecipazioni straordinarie, e non è che una volta ci mettevano il ragazzetto che suonava, adesso anche i grandi cantanti fanno cantare qualcuno di importante, no? L'altra sera vedevo Bocelli, Bocelli ha aperto i concerti di Zucchero, di Giovanotti, di un sacco di gente, e poi è diventato quello che è diventato, un sacco, cioè ormai non è più così. E allora, in tema di scambio, di differenze, e anche ci hanno dato retta a noi a venire qui, cominciamo con un coro un po' più piccolo di quello della Catalogna, ma non per questo così, il coro Il Coriandolo, io faccio piano piano così loro si avvicinano, che può avvicinarsi, Il Coriandolo, che mi proviene niente un po' di meno che da Tor Vergata, perché appartiene all'area ricerca del CNR, INAF, poi mi diranno che vuol dire questo, INAF, CNR, ci arrivo pure io, Centro Nazionale di Ricerche, quindi questi sono gente che insomma non è che canticchiano e basta, anche quelli che hanno fatto prima con Gigi Liberti, che poi li presentiamo magari un po' meglio. Gigi, sapete, è uno del CNR, sembra un po' così pazzoide, però è un professore. Allora, se si avvicinano gli altri così li conosciamo, fategli un applauso, non vengono, questi sono così, eh. Impogliato. Brevemente, chi siete, che volete, perché siete venuti? Ah, lui parla. No, non c'è. Ecco là. Un applauso, però non entrava, vedete? Allora, il portavoce ha detto, chi siete, che volete, perché siete venuti, chi ci ha portati lui, ci hanno mandato, che cosa? Dai. Ah, non è... qua. Sono solo 3 ore di introduzione, poi canteremo su. Professore, anche lei? Sì, noi siamo tutti, proveniamo dai sottofondi di Frascati, nelle zone dove la ricerca viene stata sviluppata e dove è nata, diciamo, negli anni 70. Questo centro era prima del Consiglio Nazionale di Ricerca e poi è diventato anche dell'INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica. Istituto Nazionale Astrofisica, INAF, eh? Io ero inaffidabile, non è inaffidabile, è proprio astrofisico. E quando siamo arrivati in questo centro che è stato costruito, diciamo, circa 20 anni fa, e provenivamo da un altro edificio, sempre da Antonio Toscati, spontaneamente un gruppo ha cominciato a riunirsi grazie ai tentativi ben riusciti di un nostro carissimo amico, fraterno, collega, che purtroppo ci ha lasciato nel 2015, Memmo Federici, ma è stato proprio grazie a lui che questo coro è nato tanti anni fa. Poi noi abbiamo deciso di continuare questa opera, ci sembrava brutto abbandonare tutto in una cosa in cui lui credeva così tanto, e quindi grazie a Silvano Cuoco, che adesso è il nostro
nuovo maestro, diciamo, oltre ad essere collega. Questo gruppo. Siamo ancora qui, ancora entusiasmo di cantare la Poligonia. Che fate? Madrigale. La musica che noi facciamo è legata ai 500-600, cantiamo dei poemi musicati di quell'epoca, molto, noi riteniamo molto interessanti anche perché è un po' l'inizio un po' della musica, no? E questa volta noi ci esibiremo con tre brani, uno si chiama Dante Vivre, di un certo Claudine de Sensi, che non è un, vabbè, è un personaggio molto famoso all'epoca. E questa opera del 1927 è stata cantata moltissime volte, un brano è un omaggio all'amor cortese verso la donna, viene considerata questa come una cosa bellissima da coltivare e da amare, la donna e l'amore per la donna. Il secondo pezzo sarà una capricciata a contrappunto di Adriano Banchieri, e anche lui è un famosissimo autore, poeta, letterato, che ha introdotto un po' l'opera melodrammatica in sostanza con questo tentativo di cominciare a recitare cantando, e quest'opera che si chiama Festino della sera di Giovedì Grasso, Avanti Cena, pubblicato a Venezia nel 1608, appunto racconta alcune scene di un episodio diciamo ludico come può essere un festino, e faremo dei brevi brani che diciamo scherzosi, che mettono un po' in contrappunto il fatto che il contrappunto musicale è considerato un'opera seria, mentre invece qui viene utilizzato in un modo scherzoso. L'ultima opera, l'ultimo brano che noi eseguiremo si chiama Vecchie Letrose, di Adrian Pilet, sempre lui è vissuto nel 1500, è una canzone profana, interessante, detta villanesca, forma meno nobile della villanella alla napoletana, da cui derivò la fama, la forma della canzonetta, diciamo, quindi è una proto canzonetta, diciamo, questo brano, ed è una cosa, diciamo, una presa in giro del ciarlare nei piccoli quartieri e se la prende con le donne che fanno gruppetto e vanno a parlare male degli altri, no? E quindi si riferisce alle vecchie letrose, sono loro, insomma, che state lì a passare il tempo a parlare male delle persone, e quindi anche questa è un'opera ovviamente scherzosa. Quindi ecco, questi sono i tre brani che eseguiremo, e grazie a voi per averci ospitato a questa bella rappresentazione, questo bel momento della stare insieme. Cominciano il Coriandolo, prego.
pazze, perché le rose, perché le rose scannano si pazze. Se va male, forse un mestiere ce l'avete, no? Ma che belli anche raffatti, cercando di non fuggire. Grazie a tutti.